Buonasera a tutti e benvenuti a questo convegno informale, come potete vedere. Pino. Vieni, tu c'entri sempre, Pino. Io ero solo ospite. Da ospite, adesso sei diventato ospite da notte. Dicevo, il convegno è informale, come vedete anche il nostro abbigliamento è molto informale. La prima volta mi ero incavattato, la seconda ero vestito da indiano e stavolta proprio da Gunesh e basta. Ho imparato la lezione. È arrivato anche Venturini, si segga alla destra lì per favore, prenda posto. Diamo intanto il benvenuto a Marco che è già il terzo anno consecutivo che ci onora la sua presenza, la presenza dell'associazione, certi diritti che la presenta, anche gli altri amici che sono venuti con Marco, e poi vi presenterà Marco che conosce meglio di me. Quest'anno abbiamo fatto un giorno soltanto al Tripoli, di solito facevamo 2 o 3 giorni, facevamo qualcosa di più in grande, però piano piano purtroppo sono venute a mancare alcune figure, alcuni consociati che aiutavano di più, poi ci siamo un po' pure, come dire, un po' affiacchiti dalle troppe critiche, anche se dalla nostra parte pensiamo di aver fatto sempre bene, però le critiche come sempre non mancano mai, e con la scusa, che poi è una scusa in realtà delle critiche, abbiamo rallentato i nostri eventi. Questa mattina un amico mi ha mandato pure un'email del comune dove c'è un impegno di spesa per questo giorno, ma secondo me, che poi chiediamo pure all'assessore, era soltanto per dire che fra i vari eventi c'era anche questo, non è che questo evento è costato qualcosa al comune o che ci darà qualche finanziamento, perché qui quando si tratta che c'è sempre di mezzo i soldi, per dirlo in San Giovanese, ma picunia, finisce sempre che si specula sulla pelle di tutti. Quindi noi dell'associazione abbiamo ricevuto 2 finanziamenti dal comune, finanziamenti di cui si può dire, una volta 900 euro perché abbiamo speso 4.500 euro per organizzare la fiera Florenza, quindi ne abbiamo speso 4.500, abbiamo recuperato 900, insomma, non è che è stato un grande affare. E l'anno scorso, per l'evento che abbiamo fatto a Natale, abbiamo speso 400 euro, abbiamo chiesto 400 euro, sono stati 392, mi sembra, perché ci sono le spese di incasso, quindi c'era qualcosa del genere. Poi c'è una cosa simpatica che noi non c'entravamo come associazione con i concerti di Natale, però siccome conoscevamo il signore che portava, Scavello che porta il pianoforte, noi come associazione abbiamo finanziato il pianoforte, però come dire, abbiamo prestato fra virgolette questi 500 euro per affittare il pianoforte, che per altre cose ancora questi soldi non ci sono arrivati, ma questo non per chiedere soldi al comune, perché tanto poi ci danno sicuramente, ma per farvi capire che abbiamo fatto pure fra virgolette la banca, perché il signor Scavelli, se non gli davamo i soldi, non scaricava il pianoforte. E siccome non c'era nessuno che si offriva per questi 500 euro, li abbiamo presi noi come associazione. Quindi anche questo giusto per chiarire un po' la faccenda dei soldi. Poi noi siamo l'unica associazione che abbiamo messo su internet i nostri bilanci, cioè le spese che abbiamo sostenuto per ogni evento. Quando abbiamo fatto, non so, il Natale, o abbiamo fatto le altre per Pasqua, quello che abbiamo fatto, insomma, ce l'ho tutti sul sito, per altre cose il sito chi ha preso visione finora, domani scade il dominio e forse non lo rinnoviamo nemmeno più il dominio su internet, quindi dobbiamo spendere altri 50 euro pure, visto come l'associazione di domani sta andando un po' scemando, quindi li metteremo su Facebook, perché pure sul gruppo di Facebook, sulla pagina di Facebook ci sono tutte le contabilità di tutti i soldi che abbiamo speso. E quindi questa era una nota, un attimo per fare una parentesi. Poi c'è pure qualche vicino che c'era qui, non lo vedo più, Salvatore Curia, un altro amico che ci critica che recuperiamo soldi da sempre, come se qui ormai io praticamente ci avevo da fare la casa, l'ho fatta con i soldi dessa associazione. Quindi c'era Salvatore, non lo vedo più, che era uno di quelli che ci ha sempre criticato apertamente, fortunatamente. Poi c'era il nostro amico Fabiano pure, che mi criticava sempre che investiamo, recuperiamo soldi, lo facciamo per speculare, ma non lo vedo, quindi
poi forse se vede questo video oppure quando avrò modo di chiederglielo direttamente dove sono questi soldi, questi speculamenti che abbiamo fatto, queste speculazioni, perché speculamenti che poi ci criticheranno pure perché parliamo male, ma questo non è un problema. E quindi niente, questa era un attimo una parentesi di, come dire, giusto per dire perché non abbiamo fatto le altre iniziative, che comunque molte sono ancora aperte, alcune cose che stiamo ancora continuando a portare avanti, come la piazzetta del vino che abbiamo fatto qui sotto, che quando inizio dovete fare un giro potete andare a visitare. Ci sono ancora dei pannelli che dobbiamo affiggere qui intorno al quartiere, poi sono un po' davanti a tutte le cose che abbiamo già realizzato, questo quadro che potete vedere qui, il calvario che ha alle mie spalle, sono tutte cose che abbiamo finanziato noi come associazione, quindi come dire, per queste cose non abbiamo ricevuto finanziamenti da nessuno, se non qualche sponsor da qualche azienda locale, quindi così. E niente, oggi torniamo al discorso, quindi scusatemi questa parentesi per me dovuta, a voi forse non vi interessava niente, ci frega niente per la pazienza. Ritorniamo a questo discorso che abbiamo iniziato già da un po' di anni, anche ripeto con Marco, con l'assessore pure con Giovanni a Quinta, con il discorso di contro ogni discriminazione, perché alla fine il discorso principale è questo. Non si tratta soltanto di discriminazioni sessuali, di gay, perché lì si abbiamo fatto un po' più forte per far capire, per aprire un po' di più la mente alle persone, per come dire, un po' anche per cercare di attirare un po' più l'attenzione su questo tema. Però contro ogni discriminazione vuol dire che anche le discriminazioni che ci sono verso le persone, non lo so, di colore, disabili, verso chiunque sia discriminato, quindi il discorso è molto più ampio, non è soltanto riferito alle persone con gusti sessuali diversi dai nostri. E niente, adesso passo, quindi vi ringrazio per avervi, per la pazienza, e niente, passo la parola a Marco che tiene le fila di questo nostro convegno informale. Così, prego Marco. Grazie Alfredo. Che dire, ci ritroviamo, è il terzo anno che salgo qui a San Giovanni in Fiore, sono particolarmente contento perché ritrovo di nuovo, diciamo, delle persone che ho conosciuto e vedo anche delle persone, delle facce nuove rispetto all'anno scorso, rispetto a due anni fa. In ogni caso, per chi non ricordasse gli appuntamenti precedenti, io rappresento l'Associazione Radicale Certi Diritti e faccio adesso un breve riepilogo di quello che è accaduto in questi tre anni grazie all'impegno dell'associazione che rappresenta Alfredo. Tre anni fa abbiamo fatto, diciamo, un convegno qui in piazza, era l'anno quando Alfredo era tutto incravattato, ha imparato la lezione perché mi ricordo che praticamente sudava fino ai piedi, no? Poi l'anno successivo si è presentato da officiante con un qualche cosa ancora più stringente e sudava ancora di più. Quest'anno, imparando la lezione, insomma, è venuto come si deve, nel senso che siamo in un periodo estivo, di conseguenza i vestiti da officiante, le cravatte, insomma, creano qualche problema. Al di là delle battute, il primo anno abbiamo dedicato il convegno all'omofobia, il secondo anno alla vita di coppia, quest'anno è informale, ma non è che non ci sia un tema c'è, contro ogni discriminazione. Dietro, diciamo, c'è un po' anche un piccolo lavoro e un filo di dialogo che abbiamo cercato di tenere in questi tre anni con il Comune, e non vi nascondo che quest'anno scatta un po' il trappolone, come si usa dire in questi termini, perché abbiamo, insomma, l'assessore Iaquinta, che voglio dire rappresenta il Comune, abbiamo anche un esponente dell'opposizione del PD, e dico scatta il trappolone perché l'associazione e tutto il nostro impegno in questi tre anni ha riposto in oggi un po' di aspettative, quindi ci aspettiamo, voglio dire, il risultato.
dopo aver dialogato in questi anni. Lo dico un po' scherzosamente, ma fino ad un certo punto, perché poi i convegni sono fatti di parole, sono fatti di gestualità, sono fatti di rappresentazione, sono cose che possono emozionare, cose che possono piacere e non piacere, però ahimè hanno un difetto i convegni, che restano parole se poi dopo non si dà seguito a quello che ci si dice, e se non ci si organizza, se non si utilizza lo strumento degli incontri pubblici, per cui delle parole, delle gestualità, delle emozioni, tutto quello che volete, se non si fa proprio il passaggio successivo, è un po' un peccato, perché si perde l'occasione anche per crescere culturalmente, per crescere e per far crescere questa nostra società, che in fatto di discriminazione la sa molto lunga. E parto parlando da un esempio molto semplice, no? Cioè, noi abbiamo un ministro di colore che è stato ben salutato in Parlamento, ma dal giorno dopo ci sono forze politiche, gruppi, persone singole che non hanno assolutamente nascosto manifestazioni aperte proprio di razzismo vero e proprio nei confronti di questa persona e nei confronti della politica che vuole fare questa persona e questo governo. Questo per dirne uno, no? Cioè, è una delle persone più in vista nel nostro paese, il ministro Sassin-Chienge, che noi in quasi tutte le occasioni pubbliche ha fatto bersaglio proprio di attacchi razzisti. Noi ci siamo occupati in questi 3 anni della comunità LGBT, come l'anno scorso e come 2 anni fa, spiego che cos'è questo acronimo, perché non bisogna né nascondersi dietro diciamo le sigle, e soprattutto non bisogna avere paura delle parole. L'acronimo LGBT significa lesbiche, gay, bisessuali e transgender. È una comunità oggetto di discriminazioni da decenni in questo paese, e penso sarà sfuggito veramente a pochi, diciamo, il fatto di cronaca. Ce ne portavamo uno anche l'anno scorso molto brutto, ce ne portavamo un altro anche 2 anni fa, proprio nei giorni in cui ci siamo ritrovati qui in questa piazza, ed è una cosa che succede tutti gli anni. Il fatto di cronaca, che penso sarà sfuggito a pochi, è il ragazzino di 14 anni dichiaratosi gay, che si è buttato a Roma dalla finestra, si è suicidato semplicemente perché non riusciva a farsi capire, forse dalla famiglia, forse è stato escluso dal gruppo, forse tutti quei forse, comunque la sommatoria di tutti quanti quei forse hanno portato al risultato che questa giovane persona è volata da non so quale piano ed non c'è più. E questo succede per che cosa? Succede per un qualche cosa che è abbastanza antipatico, che si chiama omofobia. L'omofobia, come anche ho spiegato in altre occasioni, non è un termine che io apprezzo molto, perché le fobie ci ricordano, vabbè, descrive un po' il termine che cos'è, no? Una paura irrazionale, quindi la paura irrazionale, l'omofobia nel caso specifico, delle persone che sono capaci di innamorarsi delle persone del proprio stesso sesso, tutto qua, niente di più e niente di meno. Il termine poi io non lo apprezzo particolarmente, perché è la fobia che sta nella radice di questa parola, che secondo me è sbagliata, no? È sbagliata perché esiste per esempio la paura dell'acqua, che è anche una fobia, esiste la paura, l'agorafobia, quindi la paura proprio di stare in pubblico, che è un disturbo vero e proprio, ma l'omosessualità non è un disturbo. Non è un disturbo perché già fin dal 1992, e sono passati ben 21 anni, se ho fatto bene i conti, l'omosessualità è stata derubricata non da un'associazione di lesbiche e gay, non da un'istituzione italiana, no, ma niente poco di meno che dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è stata derubricata dalle malattie mentali e ne è stata data una definizione precisa. E questa definizione è
variante naturale della, del comportamento umano. Attenzione a queste quattro parole, perché spesso si confondono. Infatti ho letto da più parti questa definizione storpiata in variante naturale della sessualità umana. La sessualità c'entra poco, tant'è vero che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne ha dato la definizione precisa in variante naturale del comportamento umano. E quindi c'è qualcosa di più. Entriamo non soltanto nella sfera della sessualità, ma entriamo nella sfera dell'affettività, che poi comprende anche la sessualità. Ma il ragionamento sarà forse sottile, ma è di sostanza. Allora, dicevo, non faccio chiaramente il riepilogo e non dico cose che ho già detto negli anni passati, perché altrimenti, voglio dire, chi c'era negli anni scorsi si alza e se ne va, perché dice sempre la solita solfa. Voglio aggiungere delle cose nuove. Su questo solco e sul discorso delle discriminazioni, abbiamo cercato un dialogo con l'amministrazione comunale e abbiamo avanzato all'amministrazione comunale anche una proposta molto ambiziosa, che è quella dell'istituzione di un dipartimento contro le discriminazioni, per cui un dipartimento vero e proprio. Ciò chiaramente comporta prendere delle persone e fargli fare determinate cose, formarle. Aprire un dipartimento significa poi dopo, contro le discriminazioni, occuparsi non soltanto della comunità LGBT, ma occuparsi di ogni discriminazione, occuparsi di disabili, per esempio, occuparsi di politiche di genere. Le politiche di genere sono molto in auge proprio in questi ultimi giorni, perché penso che a pochi di voi sarà sfuggito, insomma, il decreto che ha inasprito le pene e fatto delle altre cose per contrastare l'antipatico fenomeno del femminicidio. Abbiamo avanzato questa proposta chiaramente in un momento difficile per il comune, dove le risorse economiche sono quelle che sono, e di questo noi come associazione ne siamo ben consapevoli. Qui apro un attimo una parentesi, magari per chi non c'era gli anni scorsi, perché voglio anche dire, questo qui è una parte importante, che cos'è l'associazione Radicale Certi Diritti, che io rappresento qui in Calabria. Abbiamo appena aperto, anzi proprio quest'anno, il centro di iniziativa locale Certi Diritti per la Calabria. Questa associazione è un'associazione che ha 6 anni, è nata 6 anni fa, e che si occupa appunto di discriminazioni, ma prevalentemente si occupa della comunità e dei diritti delle persone LGBT, quindi lesbiche, gay, bisessuale e transgender. In una chiave, diciamo un po' avanzata, perché quando è nata l'associazione Radicale Certi Diritti, che si ispira al metodo non violento tradizionale e radicale, è nato in un contesto dove si parlava di quegli anni, 6 anni fa, di dare e non dare dei diritti a queste persone che sono cittadini come tutti gli altri, che pagano le tasse, e fra le quali fila ci sono brave persone, cattive persone, ottime persone, pessime persone, esattamente come tutti gli altri. Hanno soltanto, diciamo, questa differenza, più che di diversità, questa differenza che hanno un orientamento sessuale diverso, quindi delle preferenze sessuali diverse dalla maggioranza. Ecco, mettiamolo su questo piano. E 6 anni fa che cosa accadeva? Si parlava di dare qualche forma di riconoscimento alle coppie di fatto, a prescindere se fossero eterosessuali o omosessuali. Era i tempi in cui si parlava di DICO, perché poi si sono trasformati in un'altra cosa di cui non ricordo l'acronimo, e poi in una cosa semi ridicola che si chiamava Didorè. Non ne citerò, diciamo, le paternità proprio per grazia. E allora lì c'erano le associazioni nazionali che si occupano dei diritti della comunità LGBT, che stavano cercando di fare una specie di compromesso al ribasso, no? Cioè, compromessi al ribasso, più o meno all'italiana, immaginate un po' un carciofo, no? Che è fatto da tante foglioline, ne togli una, ne togli due, ne togli tre, questo no, e questo no, e questo no, cioè alla fine si rimane. Avete capito con che cosa? E di conseguenza nacque l'associazione in quel momento di compromesso al ribasso, perché ci fu uno scatto di orgoglio da parte di queste persone che la fondarono, l'associazione
radicale Certi Diritti, e dissero, batterono un pugno sul tavolo e dissero: noi siamo cittadini come tutti gli altri, per cui se si parla di riconoscimento delle coppie, noi vogliamo il matrimonio civile e ugualitario. Matrimonio civile, parliamo di matrimonio civile e non religioso, quindi le due cose vanno assolutamente distinte. E da lì è partita una campagna per il matrimonio ugualitario, che poi in questi anni ha ripreso un po' a raccolta tutto l'altro movimentismo gay e lesbico italiano, unendolo, e quindi adesso l'istanza in pratica è questa. E oggi si discute, cioè all'ordine del giorno, alla ripresa dei lavori di Camera e Senato, si dovrebbe discutere una legge contro l'omotransfobia. Vedremo, anche lì c'è in questi giorni il famoso carciofo, ne ha perso parecchio di foglioline, quindi bisogna vedere poi alla fine che cosa resterà. E molti pensano che nel giro di poco tempo si riuscirà ad arrivare a delle forme di riconoscimento anche per le coppie omosessuali, sui quali però noi come associazione siamo abbastanza scettici. Quindi vi ho fatto un po' un concentrato di quello, della storia del movimento di questi ultimi anni, e vi ho anche spiegato un po' che cos'è l'associazione radicale Certi Diritti, per arrivare al punto e al seminato, quindi sempre il fiore, e qual è l'istanza che noi avanziamo al comune per fare in modo che si possa progredire come società, e per fare in modo che le parole, diciamo, dei convegni si trasformino poi dopo, si trasformino in azioni concrete che possono migliorare la vita delle persone. Siamo partiti con la richiesta di istituire il Dipartimento contro ogni discriminazione. Ci rendiamo conto che è sicuramente un impegno finanziario, economico, organizzativo non semplice, però secondo me possono esserci le condizioni per farlo. Noi oggi poniamo un'altra carta sul tavolo, una carta, diciamo, minimale, senza togliere una fogliolina al carciofo, però poniamo un'ulteriore proposta, forse una proposta che è più immediata rispetto al Dipartimento contro ogni discriminazione, diciamo una proposta che è propedeutica al Dipartimento contro ogni discriminazione, e che l'adesione alla carta di intenti della rete Readi. Io voglio spiegare brevemente che cos'è la rete Readi, mi aiuterò con degli appunti che ho portato. La rete Readi è la rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazione per orientamento sessuale e identità di genere. La finalità della rete ha pone, diciamo, i suoi scopi in tre punti. Il primo punto è individuare, mettere a confronto e diffondere politiche di inclusione sociale per le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, transgender, realizzate dalle pubbliche amministrazioni a livello locale. Per inciso, se qualcuno pensa che a San Giovanni in Fiore non ci siano gay, lesbiche, bisessuali, transgender, voglio dire, posso anche dare dei numeri, questo lo dico anche se questi numeri dirgli sono un po' antipatici, però voglio dire sono frutti di ricerche scientifiche a livello mondiale. Parliamo del 5-8% della popolazione, poi dopo questo 5-8% della popolazione che è gay, lesbica, bisessuale, transgender, voglio dire che sa nascondersi molto bene. Allora magari in determinate realtà uno dice: ma in questo paese, non parlo di San Giovanni, in questo paese mai visti, cioè, ma poi non è così, perché poi la persona gay o lesbica la troviamo, non lo so, in banca, all'ufficio postale, al fruttivendolo, quello che guida l'autobus, quello che fa il carabiniere, che ne so, il poliziotto, cioè, proprio la casalinga, l'operaio, l'avvocato, il farmacista, voglio dire, non ci sono attività professionali, oppure diciamo che l'orientamento sessuale è molto trasversale da questo punto di vista. Ritornando di nuovo sulla rete Readi, gli scopi poi dopo sono di contribuire alla diffusione di buone prassi su tutto il territorio nazionale, mettendo in rete le pubbliche amministrazioni impegnate nella promozione dei diritti delle persone LGBT.
E terzo punto, supportare le pubbliche amministrazioni nella realizzazione di attività rivolte alla promozione e al riconoscimento chiaramente dei diritti delle persone LGBT. E mi deve aiutare con degli altri appunti. Reali è nata nel 2006 a Torino. A Torino c'era il Pride nazionale e con altre 12 amministrazioni si trovarono e, voglio dire, scrissero questa carta di intenti dove hanno scritto le finalità, gli obiettivi, le ipotesi di intervento e le modalità di adesione alla rete Reali. La finalità della rete Reali è quello che vi ho detto prima, sinteticamente: individuare, condividere e promuovere politiche di inclusione sociale per le persone LGBT, contribuire alla diffusione di buone prassi su tutto il territorio nazionale, supportare le pubbliche amministrazioni locali nella realizzazione di attività rivolte alla promozione del riconoscimento dei diritti delle persone LGBT. Chi aderisce alla rete Reali? Le regioni, non è il caso nostro di questa sera, le province autonome, le province, i comuni, e siamo qui proprio per questa ragione, le associazioni di regione ed enti locale, le istituzioni e gli organi di parità. Andiamo a vedere che cosa significa essere partner della rete Reali, per cui questa è una rete di enti pubblici locali, quindi comuni, province e regioni, che c'è, dopo vi citerò anche dei nomi, chi fa parte già della rete Reali, che si mettono insieme, quindi uniscono le forze per queste buone prassi e per promuovere politiche antidiscriminatorie nei confronti della persona che è lesbica. Sottoscrivendo la carta di intenti, i partner si impegnano ad avviare un dialogo con le locali associazioni LGBT, e il dialogo è già diciamo avviato e consolidato, facilitare l'emersione dei bisogni delle persone LGBT, sviluppare azioni sul territorio, far circolare informazioni, partecipare agli incontri della rete e avviare collaborazione a livello diverso dal governo locale. Chi fa parte di questa rete? Sono 36 enti, chiaramente non faccio l'elenco, ci dirò dalla provincia di Siracusa al comune di Venezia, alla regione Piemonte, al comune Torre Pelice, alla Lega Autonomia Piemonte, al comune di Palermo, alla provincia di Roma, al comune di Roma. In Calabria c'è un solo comune su 408 che ha aderito, il comune di Rende. Magari il comune di San Giovanni in Fiore sarà il secondo, perché no? E magari poi dopo, siccome nello scopo della rete Reali è quella di promuovere l'adesione presso gli altri enti, magari poi dopo il comune di San Giovanni in Fiore, insieme alle associazioni LGBT, in Calabria non esiste soltanto l'associazione radicale a certi diritti, ma esistono tre comitati arcigay, esiste una rappresentanza della di Equality, esiste un movimento spontaneo a Cosenza, si chiama Omocrazia, esiste addirittura un'associazione di omosessuali nelle forze dell'ordine, si chiama Polis Aperta. E quindi dicevo, dove c'è un comune che aderisce alla rete Reali, ci si attende poi dopo anche sul territorio limitrofo una promozione e un allargamento di questa rete, che poi dopo va a promuovere che cosa? Cioè, quali sono, dove va a mettere le mani in pasta poi l'amministrazione nel momento in cui aderisce alla rete? Cioè, che cosa significa aderire alla rete? Significa fare la raccolta delle buone prassi realizzate dai partner per promuovere azioni antidiscriminatorie nei confronti di questa comunità. Celebrare la giornata internazionale contro l'omofobia e la trasfobia, presentare la rete appunto presso altre pubbliche amministrazioni, organizzare conferenze, incontri e formazione sul territorio, incontri sul territorio, e tutta un'altra serie di attività. La rete Reali, ultima cosa che voglio dire, aderisce, cioè la rete collabora con tutta un'altra serie di enti che si occupano di antidiscriminazione nel nostro paese, collaborano con l'Istat, collaborano con l'OSCAD, che è l'Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori, collaborano con il MIUR, che è il Ministero dell'Istruzione, l'Università e la Ricerca, con l'UNAR, col FRA. Tutte
tutte alte professionalità che in realtà che esistono e che non hanno altro scopo che rendere i propri servizi agli enti locali che hanno voglia di fare questo passo per poter far crescere la società. La società chiaramente locale. L'ultima cosa che voglio dire è come si aderisce alla rete Reati, con un semplice provvedimento amministrativo che si può fare con una delibera, che si può fare anche in giunta, cioè, se si fa in consiglio comunale ed è condivisa, voglio dire, questo sarebbe, è chiaramente l'ideale. Ecco, quindi io mi fermo qui a questo punto perché vi ho spiegato e ho snocciolato anche la proposta. Vediamo un po', sentiamo, passo direttamente la parola io. Ok. Vediamo se quest'anno riusciamo, diciamo, ad ottenere il risultato, altrimenti non è che non ci vediamo più a San Giovanni del Fiore, no, l'anno prossimo no, qua stiamo a prescindere. La parola all'assessore Iaquinta. Buonasera, io saluto tutti, a cominciare da Marco Marchese di Cerchi Diritti, e voglio sudare brevemente all'argomento di stasera per rilasciarmi le parole di Alfredo Federico, che nella premessa, tra ironia e facezia, ha detto delle cose gravissime, nel caso dovessero corrispondere a verità. Un'associazione che con così nobili intenti promuove delle cose da più anni, ormai facendo parte integrante di ogni ragionamento sociale e culturale di San Giovanni in Fiore, che viene in modo molto fedibile accusato di business senza muovere granché a livello di denaro, veramente fa riflettere tanto e chiama in causa non l'amministratore di turno, il politico di turno, ma tutta la città, che nel giro di pochissimi giorni assiste ad un'altra proposta proveniente da un'associazione, UNESH, quindi Certi Diritti. C'è stata un'iniziativa bellissima partorita da un'altra associazione della nostra città, Associazione Florenze per la Creatività, che ha messo in risalto il ripudio della guerra, a cominciare dall'ambiente scolastico per arrivare a tutte le forme di impegno civico. In quell'occasione mancavano personalità importantissime, mancavano aspettative importanti del mondo delle associazioni, era totalmente assente la Chiesa, se non con la presenza di un sacerdote che fa il missionario con grandi risultati in Africa, e la presenza di un altro sacerdote che il 25 farà una lezione su Gioacchino da Fiore a San Giovanni Fiore. E mancava, poi, senza voler fare polemiche, perché veramente in questo momento non ce n'è bisogno, non serve a nessuno, manca la stampa, come manca stasera la stampa, ad eccezione di un corrispondente di un giornale importante in Calabria. Tutto questo fa veramente riflettere, non c'è il comune di mezzo, la regione o la provincia, c'è un'associazione, si parla di cose che possono interessare tutti e che interessa la nostra città in modo particolare. Il giovane liceale a cui facevi riferimento prima, morto suicida in un liceo della capitale, era di San Giovanni in Fiore, indirettamente, perché la madre è nata nella nostra città, vissuto a Crotone, e noi lo abbiamo seguito da vicino per caso, manifestando, cercando anche relazioni alla capitale per cercare di capirci di più, e non è del tutto certo che fosse un diverso, per usare questa parola nel senso migliore del termine. Significa che veramente possono accadere cose gravissime quando noi non ce ne accorgiamo. Io non voglio dire nulla in aggiunta a quello che ha detto Marco, perché mi sembra che il tuo discorso sia stato molto esaustivo, cioè da dare conseguenzialità ormai a chiusura di un triennio in cui a San Giovanni Fiore, una città che vorrebbe parlare d'altro, si parla di un tema di interesse nazionale e universale e che è di stringente attualità, riferimento fatto a un ministro della Repubblica, Chienci, che è sottoposto a delle cose di normalità in una vita. Un po' un senatore della Repubblica a dire io adoro gli animali, ma non posso nascondere, quando vedo il ministro Chienci penso a un orango, è una cosa che in altri tempi avrebbe comportato le dimissioni del Presidente del Consiglio, di tutti i vertici più alti del paese per andare nuovamente alle elezioni, seguita anche da un altro bagno di diffamazione pura in una festa democratica, in una città peraltro non del sud ma come Torino. E negli ultimi giorni sono morti
15 bambini sulle coste siciliane, insomma, di Catania, senza che alcun giornale ne abbiano fatto menzione, anche spicciola, cioè l'Italia in forte ritardo. Non solo su questi temi, ma c'è uno spettro, un fantasma che aleggia nell'aria, che è di razzismo allo stato puro, di discriminazione allo stato puro, ed è un atteggiamento che deve indurci ad agire subito, senza più perdere tempo, senza guardare in faccia nessuno. Comune San Giovanni Fiore è risaputo, ormai lo sanno tutti, ha dei problemi, però io vorrei che si potesse, si debba parlare anche d'altro, anche di queste tematiche che non comportano grandi investimenti. C'è molta gente che magari storcerà il naso dicendo: ma con tutti i problemi che abbiamo, c'è gente che non può mangiare, tutto quello che sta succedendo in questa città, pensiamo a cose da salotto, perché in fondo poi queste sono le accuse che provengono. No. Bisogna considerarsi parte della dinamica nazionale. O pensiamo questo e ci diamo da fare per fare un salto di qualità, oppure rimaniamo sempre a cantarci e suonarci sempre queste persone, anche alla luce della percentuale, che è una percentuale, non so da dove sia venuta questa cifra scientifica, percentuale che non è una percentuale fatta su una piccola comunità di 2.000 abitanti, ma su una fotografia di 18-20.000 abitanti, mi pare di aver capito, sì, che fa. Il riferimento era la nostra città, ho capito male? No, allora il riferimento prima, cioè la comunità LGBT a livello mondiale, è calcolato che il 5-8% della popolazione mondiale sia gay, lesbico, bisessuale e transgender. Quindi voglio dire, potenzialmente sì, il 5-8% dei cittadini di San Giovanni Fiore molto facilmente sono persone che fanno parte di questa comunità. Io sì, sì, ma non è una questione di quantità, anzi sono servitù anche uno solo, voglio dire, cioè. Certo, riavvolgendo il nastro di torniamo al punto di partenza. Ora c'è da decidere semplicemente, io la penso così, quanto sto partendo, dico innanzitutto da cittadino, da persona che vive a San Giovanni Fiore, è tempo di ratificare tutto. Il comune magari non è pronto per un dipartimento che dovrebbe contare anche sulle competenze, sulle prestazioni di personale formato e che è alle dipendenze dello stesso ente, ma può pensare però intanto di fare un ragionamento molto largo, aprendo un dibattito insieme al Consiglio Comunale, che questa è la strada migliore. Saluto anche la presenza del Pino Belcastro, che ne prenda atto di questo, non delibera di giunta che sarebbe parziale, di una parte non capita, capita male, travisata, ma quando c'è l'intero Consiglio che nella sua interezza delibera su una tematica così civile, significa che tutti sono messi con le spalle al muro di fronte alle proprie responsabilità. Io parlo noi per conto dell'amministrazione questa sera, c'è in questa rete delle pubbliche amministrazioni contro ogni forma di discriminazione sicuramente la presenza di San Giovanni Fiore. E se non ci sono cose che accadono all'ultimo momento clamorose, io credo che sia un momento già utile il primo consiglio comunale, parlando nelle commissioni e parlando anche con la promozione di una informazione dettagliata in tutte le occasioni che ci saranno in questa estate. Non si tratta peraltro di un ragionamento che riguarda l'omosessualità, la transessualità, i transgender, ma si tratta di un ragionamento di inclusione sociale e non c'è di mezzo un ragionamento umanitario o di civiltà. Noi siamo per vocazione umanitaria propensi ad accogliere queste persone tra virgolette diverse da noi, apparentemente diverse da noi, ma stiamo parlando potenzialmente di persone che, se riconosciute per quello che la natura ha messo in dote ad esse, possono far fare un salto di qualità alla società in cui vivono, quindi far sì che ne godano tutti delle prestazioni di una persona che viene messa al massimo delle proprie potenzialità in una determinata comunità. Per quanto mi riguarda, su questa tematica io credo che anche la nostra città sia pronta e credo che occorre semplicemente fare una ratifica in questo senso. Vorrei che se ne parlasse anche nelle scuole, perché il ragionamento per arrivare al bullismo, per arrivare ad atteggiamenti di teppismo, e considerando soprattutto che le scuole San Giovannesi sono pronte su questo terreno, io a memoria non ricordo dei casi gravi successi nelle nostre scuole, vuol dire che c'è un lavoro sottile di tutti i docenti, dei dirigenti scolastici che ci lavorano alla formazione e alla coscienza civica di questi ragazzi, per cui è un ragionamento che ci deve giungere ad una conclusione. Se riusciamo a farlo, facciamo capire che quello che diciamo, insomma, ha un senso, che siamo pronti, che siamo civili, che siamo avanguardisti, che possiamo pensare al futuro e pianificarlo,
se non lo facciamo è tempo che tutti vengano posti all'indice, a cominciare anche da me, eventualmente non dovesse corrispondere un'iniziativa concreta rispetto a quello che sto dicendo a questo tavolo davanti alle telecamere. Ne va il benessere di tutti, ne va soprattutto una riflessione seria su quello che può succedere anche in posti piccoli come questi. Io ricordo qualche anno fa una tragedia di una persona con queste caratteristiche a San Giovanni in Fiore, senza una copertura alle spalle, in famiglia, con delle responsabilità pesanti da parte di qualcuno che lo portò in qualche posto assistendo alla sua morte. Se si fosse trattato magari di una persona con altre caratteristiche, forse sarebbero emerse tante cose. Voglio dire, c'è una stretta continuità anche su questo. È tempo d'agire, è tempo d'azione, tempo per non perdere più tempo, scusate la ripetizione di parole, è proprio ora, arriviamo veramente a far fruttificare quello che diciamo, che veramente complimenti, perché in Calabria è difficilissimo parlare di queste cose e nel sud si viene quasi segregati, come si viene segregati anche in rapporto a una disabilità lieve che si ha, ci sono persone ufficialmente che vengono annoverate, che rientrano nel novero di quelle persone scientificamente rinfatte in circuito di una città, ma ci sono tante famiglie che le segregano con le persone, le tengono come sottoponendo a una discriminazione fortissima come una coppia, come se non fosse anche quella una cosa che può succedere nella natura. Un'ultima cosa, chiudo, per essere altrettanto onesti e chiari. Io credo nell'istituzione di un registro per il riconoscimento delle coppie di fatto, lo sta facendo in America il presidente Barack Obama, per cui perché non dovrebbe accadere in un'altra parte del mondo, compresa l'Italia, Sud e la Calabria. Su una cosa io credo che si debba rimanere fermi, altrimenti si confondono le carte e non si capisce più nulla. Naturalmente può darsi che sia un mio pensiero molto di parte e molto parziale. Io quando ci sono di mezzo poi figli, adozioni, possibilità date direttamente o indirettamente, su questo ci andrei cauto, anzi lo bypasserei questo argomento, perché due persone possono vivere anche se hanno lo stesso sesso insieme molto bene, però quando c'è poi un salto ulteriore che si vuole fare, allora lì bisogna essere molto cauti, molto attenti e delicati, perché non si può decidere il futuro di un bimbo che non è dotato di autonomia di pensiero, non ha la maturità giusta in quel momento, perché altri decidono non per conto proprio. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito Alfredo. Io non ero tra quelli che dovevo intervenire qui al tavolo della presidenza, ma lo faccio volentieri e rinnovo ad Alfredo la stima personale del mio gruppo consigliare e lo invito ad andare avanti, perché in fondo su questo, come dire, c'è unità di intenti con l'assessore, cioè chi riesce a portare questi ragionamenti, queste discussioni, questi dibattiti, e va sostenuto, va incoraggiato, e purtroppo succedono queste cose, la critica c'è, bisogna, come dire, accettarla, ma come dire, guardare avanti, perché poi in fondo noi oggi affrontiamo un ragionamento che per fortuna non ci divide. Quindi io, oltre ad Alfredo, saluto Marco, saluto l'assessore Iaquinta. Su questo argomento noi, come dice San Giovanni in Fiore, è l'emblema dell'emigrazione. Noi nella nostra storia abbiamo conosciuto emigrazione in tutti gli anni. Noi siamo stati i primi diversi di questo mondo. Noi siamo stati quelli che oggi sono i cosiddetti extracomunitari, quelli che purtroppo arrivano dalla Libia. E faccio vedere di Marsella. Non solo quelle, ma parliamo di Monoga, parliamo di... Noi siamo, come dire, la storia vera dei diversi nel mondo, perché noi, vivendo a 1000 metri di altezza, abbiamo sempre cercato, come dire, di avere possibilità lavorative fuori dai nostri confini regionali, e noi siamo stati trattati peggio di quelli che oggi succede ai nostri fratelli extracomunitari che arrivano in Italia. Chiaro, c'è una situazione difficile, drammatica, c'è una situazione che l'Europa tutta deve affrontare, perché il confine dell'Italia non è della sola Italia, perché oggi si sta verificando uno sbarco ogni 50 minuti e non può affrontarlo un solo paese. Ma se l'Europa, che guarda all'Europa dei popoli e non all'Europa delle banche, ha il diritto dovere
di dare una mano, aiutare queste persone che scappano da guerre, che vengono qui per chiedere asilo politico, che vengono qui per cercare lavoro e che non si fermano in Italia, perché se tu domandi a tutti quanti questi amici che sbarcano sulle coste calabresi, siciliane, a Lampedusa, ti dicono no, noi vogliamo andare nel nord Europa, cercano solo l'approdo qui da noi. Quindi ecco perché è importante che l'Europa ragioni diversamente e che impegni molte risorse, non sugli F-35, ma le impegni anche su questo specifico argomento. E quindi da adesso prendo impegno io, per quello che mi riguarda come partito di maggioranza relativa in Consiglio Comunale, di sostenere la delibera eventualmente che l'amministrazione, l'assessore porterà in Consiglio, la voteremo perché riteniamo che questa sia un atto di civiltà, un atto di generosità anche nei confronti di chi è diverso, perché poi non sappiamo chi è diverso, se sono quelli che noi chiamiamo diversi o se lo siamo noi. Quindi voglio dire, su queste cose non ci può essere momento di divisione, ma deve esserci unità di intenti e dobbiamo parlare alla popolazione, dobbiamo parlare a tutti quanti una stessa lingua, perché solo parlando una stessa lingua io ritengo possiamo incidere in maniera forte. Voglio dire, queste vicende che stanno attraversando il ministro Chienci sono cose drammatiche, sono cose che lasciano il segno, perché non può essere una di colore. Io ricordo ho una poesia lì davanti, dice: quando voi nascete siete rossi, quando vi ammalate diventate gialli, quando morite diventate bianchi. Dice: noi quando invece nasciamo siamo neri, quando siamo ammalati siamo neri, quando moriamo siamo neri. Dice: chi è di colore? Su queste cose noi dobbiamo riflettere, ecco perché al ministro va il nostro sostegno, dobbiamo spingerla ad andare avanti perché sta portando avanti una situazione importante in Italia. E io concordo in questo senso con l'assessore sulle vicende delle coppie di fatto, anche qui ci sono molti problemi seri, ci sono cose di obiezione di coscienza che vanno affrontate in maniera cauta per non toccare la suscettibilità, però in questo paese noi dobbiamo deciderci che vogliamo fare, cioè è possibile che siamo uno dei pochi paesi che chi nasce in Italia non è cittadino italiano, cioè siamo uno dei pochi paesi del mondo, non d'Europa, perché in Europa mi pare siamo uno o due, noi la Bulgaria, ma nel resto del mondo anche qui siamo rimasti pochissimi, nell'America da una vita hanno il doppio passaporto. E allora se noi non facciamo questo primo passo, allora diventa difficile l'integrazione, perché oggi anche qui in questa città, grazie a questi nostri amici, a questi nostri fratelli che si sono e che si stanno integrando, noi abbiamo tanta manodopera, per esempio nei boschi, che sono extracomunitari, sono gente che viene da fuori, che dà una mano, che ha rivitalizzato parte del centro storico, dobbiamo dirlo, io li vedo da casa mia scendere con le buste della spesa la sera e che hanno innescato un certo tipo di nuova economia. E allora se noi su questo senso noi ragioniamo bene e sulle cose che tu ci dicevi in maniera seria, con dati veramente di fatto e con dati che poi diventano drammatici se parliamo 5, 6, 8% della popolazione mondiale, beh allora dobbiamo guardare con interesse tutti quanti a questa vicenda. Ecco perché l'impegno che posso assumere stasera è quello di votare insieme alla maggioranza consigliare al comune, e quindi San Giovanni in Fiore si può candidare come secondo comune della Calabria, ma lo facciamo sapendo che su questa cosa bisogna proseguire un ragionamento serio, un ragionamento pacato, un ragionamento che non cozzi con altre realtà che poi diventa difficile. Ma io ritengo che su questa cosa non ci può essere divisione alcuna. Ecco perché vi ringrazio di quello che fate, vi ringrazio Alfredo e continuate. Io sono qui stasera, forse sono stato anche disorganico, ma erano le cose che mi sentivo di dire e che ho detto e che quindi trovate una sponda in Consiglio Comunale. Grazie. Prego.
prima di passare la parola ad Alfredo per Radio Sura, volevo aggiungere una cosa, per, cioè, non posso chiaramente che esprimere, insomma, la mia felicità per appunto il risultato, quindi è soltanto una questione tecnica di tempo a questo punto, e mi auguro veramente di poter festeggiare a brevissimo San Giovanni in Fiore nella rete Reati. Chiaramente l'impegno vostro poi dopo sarà coadiuvato necessariamente dall'impegno nostro, quindi noi come associazione seguiremo, vi seguiremo e daremo tutto il nostro know-how, tutte le nostre conoscenze, rete di conoscenze, metteremo a disposizione come associazione tutto quello che possiamo mettere a disposizione per poi dopo applicare il protocollo Rendi sul territorio qui a San Giovanni in Fiore e per dare una mano all'amministrazione comunale. Non potrebbe essere altrimenti, diciamo, con l'impegno, perché come si dice, la collaborazione deve essere sempre bidirezionale, altrimenti se è unidirezionale chiaramente non può funzionare. Per cui veramente a nome della Certi Diritti grazie, e quindi penso che ci ritroveremo presto. Ora per la conclusione do la parola ad Alfredo. Grazie chiaramente a tutti voi per aver partecipato, sono veramente contento del risultato che abbiamo ottenuto questa sera. Io chiudere, non ho nient'altro da aggiungere, se non che a parte anch'io faccio parte di Certi Diritti, ah, certo. Che dimenticavamo di dire. Niente, speriamo che l'impegno, io ci tenevo, ho invitato Pino, avevo invitato anche altri consiglieri di opposizione, perché secondo me questo è un argomento, come dire, che riguarda qualcosa di bipartisan, come si può dire, in questi casi, quindi per essere in consiglio comunale eventualmente per essere votato un po' da tutti, e quindi ci tenevo che venisse Pino, ma avevo invitato anche gli altri che, come mi diceva prima, Pino purtroppo non sono potuti essere presenti per altri motivi di impegno, poi partirono per periodo di ferie. L'anno scorso vi ricordo che c'era anche il sindaco qui con noi, quindi anche oggi ho avuto anche degli impegni, se non sarebbe venuto pure il sindaco, perché l'anno scorso ha espresso molto interesse verso tutto quello che l'anno scorso abbiamo detto. Il sindaco l'anno scorso, vorrei ricordarlo, che ha detto qualcosa di molto importante. Io condivido appieno questo discorso, perché anche il discorso che diceva prima Giovanni sul discorso dei figli e di quelle altre cose di andare cauti, io non sono d'accordo da questo punto di vista. L'unico problema è una questione di mentalità, perché se tutti la pensassero, come dire, in un certo modo un po' più avanti, chiaramente non è possibile nel momento in cui viviamo poter innestare nelle persone tutte il ragionamento di dire che non c'è niente di male, non possiamo farlo come in un film di che ho visto, che si iniettavano nei sogni delle persone per fargli cambiare l'idea, ecco. Il sindaco diceva che bisogna educare le persone prima di arrivare a determinati discorsi. Effettivamente il problema è quello, perché se ci educassimo in un processo, qui a San Giovanni per esempio prima di 3 anni fa non se ne parlava di questo, quindi può darsi che, non lo so, fra qualche anno avremo impiantato il discorso, quindi così. Poi il discorso della discriminazione delle persone disabili, per esempio, avevamo provato a fare qui noi come associazione un presepe con i disabili e purtroppo non siamo riusciti, perché le persone, i figli, li tengono nascosti dentro. E riporto le parole del presidente dell'associazione, che è un mio carissimo amico, mi ha detto purtroppo molti genitori ritengono sconveniente mostrare al pubblico i loro figli. Quindi è quello che dovremmo cercare in qualche modo di scardinare.